100 metri donne finale. Io intanto sto sbirciando nei pressi delle tende dove, vicino dove si è svolta la gara di salto in alto, per capire come può andare a finire allora la protesta relativamente alla finale di poco fa, con la Lamera che ha lamentato un presunto problema all'asticella, quindi vedremo. Tra l'altro la ragazza si è tolta il giubbotto della tuta, chissà che davvero non le permettano di saltare ancora, lo scopriremo tra poco, ma intanto ecco l'atleta ai blocchi per i 100 metri. Silenzio, come sempre accade in questi casi sullo stadio. Bene l'Arcioni, inizia a 4, allunga la Draisci, Arcioni Draisci, sembra Draisci prendere spazio, ed è infatti Draisci che vince davanti ad Allò, mi sembra. Sì, hai detto bene, una buona azione la sua, avremo modo di rivedere, vedete la soddisfazione, è il suo primo titolo, quest'anno terza in Italia, non un grande tempo, qui viene indicato 11.65 con un po' di ritardo. 11.65 per la sua grande gioia, una enorme soddisfazione, era uscita molto bene dai blocchi la Arcioni in corsia 4, poi però subito dopo la Draisci ha fatto partire la sua progressione. Nella parte finale la Allò ha cercato di chiudere il gap, di ricucire, ma vedete a questo punto la Draisci è già sufficientemente avanti per poter resistere al ritorno dell'avversaria e chiudere quindi al primo posto. Gran bel risultato di cui l'atleta è giustamente soddisfatta per il tempo e per naturalmente il titolo italiano. Sì, il titolo italiano imperato fino a questo momento, ma poteva farlo, la battuta è sulla sinistra, proprio Audrey Allò, e invece va bene Giulia Arcioni, la romana della Forestale, vedete un'azione più fluida, più continua, fin dai primi appoggi fino ai 100 metri finali, non abbiamo ancora il risultato ufficiale. 11.65, migliora il tempo suo dalla stagione, ma rimane a 2 centesimi dal miglior tempo italiano di Audrey Allò, e sono posizioni importanti. Ecco il risultato. Ecco allora, Draisci quindi 11.65, Allò 11.68, terza la Paoletta.